Nos visita Giacomo Rizzolati, el descubridor de las neuronas espejo, uno de los grandes descubrimientos del siglo XX. Y vamos a hablar, entre otras cosas, de las bases cerebrales de la empatía. <music> Ley nació eh, nato a Kiev, en Ucrania, eh, cuando ancora formaba parte de la Unión Soviética. ¿Cuáles son sus recordes de aquella época? Ni no recuerdo, porque yo soy nato en el abril. Eh. E nel dicembre dello stesso anno i miei genitori sono tornati in Italia, quindi ho solo ricordi indiretti dei miei genitori che raccontavano di come era l'Unione Sovietica in quegli anni, ma ricordi diretti nessuno, cioè io praticamente da, avevo sei mesi e da allora sono sempre vissuto tranne certi periodi negli Stati Uniti, in Italia. In Italia. Si è trasferito a, a Udine, vicino sì, a Udine. Sì, qui è una poi... storia interessante, perché durante il fascismo uno doveva tornare nel suo paese d'origine. C'era una legge contro l'immigrazione interna. Non volevano che uno, non so, da Udine andasse a Milano o a Torino. E allora noi ci hanno mandati a Clausetto, che è un piccolo paese vicino a Udine, di mille abitanti. E, era e quello scuola. era un catch-22 perché per lavorare bisognava andare in un'altra città e per andare in un'altra città bisognava lavorare. E allora è stato risolto grazie a un primario di Udine. Mio papà era medico, il quale gli ha proposto di fare l'assistente volontario. E quindi, essendo assistente volontario, vuol dire che lavorava come medico a Udine e la allora nostra famiglia si è trasferita a Udine, dove poi ho vissuto sempre. Mio papà e mia mamma sono morti a Udine. Come era lei come studente? Bravo. Studiava sempre tutti i compiti. Sì, no, studiavo bene, i no. compiti. Ma d'altronde io sentivo un po' il dovere perché allora erano tempi abbastanza duri, quindi il, la, la, sì, studiare a liceo e laurearsi anche all'università per tempo era anche un aiuto alla famiglia, anche se sia mio papà che mia mamma erano medici, ma dopo la guerra l'Italia era piuttosto povera, quindi eh, laurearsi in tempo, e aiutare la famiglia era abbastanza importante. In quel tempo lei era già interessato per il cervello o quello è arrivato dopo? Beh, io volevo fare il medico perché in famiglia sia mio papà che mia mamma e anche una zia erano medici, quindi in qualche maniera avevo l'imprinting, fare il medico. Invece dopo al liceo noi abbiamo avuto un ottimo professore di filosofia che mi ha molto interessato a problemi più legati alla coscienza, all'io, eccetera. E quindi, quando sono andato a medicina, ho deciso di fare neurologia. Qui è interessante come episodio che mio papà ha detto: Non fare però psichiatria, perché quelli sono solo chiacchiere. Non fai il vero medico. E poi ho fatto effettivamente neurologia. Esatto. Eh, mi piacerebbe se lei potesse spiegare eh, cos'è la fisiologia. Beh, la fisiologia è come dice la parola: è lo studio della natura dell'uomo. Le neuroscienze sono quelle che studiano come funziona il sistema nervoso. E attualmente ci sono tante tecniche che vanno dalla classica registrazione dei neuroni, cioè il linguaggio, a tecniche che si basano sul flusso sanguigno, come la PET, la risonanza magnetica funzionale. E adesso io sono molto interessato sulla registrazione dei neuroni nel malato, nell'uomo. Ma e come funziona una neurone? Beh, il neurone funziona in maniera molto semplice perché genera dei potenziali che si chiamano potenziali d'azione che sono tutti uguali l'uno all'altro. Quindi, eh, facciamo un esempio classico, gli esperimenti di Hubele e Wiesel sulla corteccia visiva. Registri dalla corteccia visiva e il neurone deve rispondere, siamo nella corteccia visiva. Per anni non si capiva perché. Loro hanno avuto l'intuizione invece di fare un flash di far muovere una barretta o di muovere una linea e si è visto che i neuroni della corteccia visiva rispondono in quella maniera. Quindi il trucco qual è? È registrare un neurone e capire che cosa quel neurone fa, qual è, qual è il messaggio che lui manda a un altro neurone. E lo stesso abbiamo fatto noi col sistema motorio, quando abbiamo visto che i neuroni del sistema motorio sparavano anche quando uno, cioè sparavano quando uno faceva un'azione con uno scopo, non solo quando si muovevano. E quindi a Parma avete iniziato a studiare il sistema motorio e avete fatto, al di là dei neuroni specchio che poi parleremo, due scoperte importanti, che sono i neuroni canonici. E lo spazio per il personale. Cosa sono queste, queste cose? Ma in realtà, noi appena arrivati a Parma, io ero stato allenato come fisiologo della visione da Moruzzi. E quindi, all'inizio, noi abbiamo studiato il colicolo superiore, che a quei tempi era una struttura quasi sconosciuta: la gente parlava molto della corteccia visiva, ma non sapeva niente del colicolo superiore. Poi ho deciso di muovermi verso il frontal eye field, cioè un'area corticale che controlla anche quelli i movimenti oculari, quindi era visione e movimento. E lì a un certo punto abbiamo scoperto che molti neuroni nell'area dietro l'arcuato, quindi in un'area motoria, rispondevano a stimoli visivi e allora abbiamo abbandonato di fronte all'Aifield, abbiamo abbandonato gli occhi e ci siamo concentrati su quali erano le risposte visive. E qui effettivamente forse il primo risultato così veramente molto interessante è stata la scoperta dello spazio per il personale. Cioè, tutti sono convinti anche lei, suppongo, <ride> che lo spazio è una cosa unitaria, noi viviamo in un grande contenitore, questo è lo spazio, in realtà lo spazio è fatto da sezioni diverse, c'è uno spazio intorno a noi che noi possiamo raggiungere e c'è uno spazio lontano. E questo poi l'abbiamo visto facendo una lesione nella scimmia, se uno fa la lesione dell'area premotoria nella scimmia, vede che la scimmia vede benissimo da lontano, e invece non vede uno stimolo vicino. Addirittura noi introducevamo da dietro la scimmia uno stimolo come uno serpente, era un serpente naturalmente di plastica da dietro, e la scimmia non si spaventava. Bastava farglielo vedere davanti, eh, gridava, era tutta spaventata. Questo è... c'è un aneddoto curioso. Noi abbiamo mandato questo lavoro a Brain, chiamandolo Spazio per il Personale. E il referì ha detto: Non si può chiamarlo per il personale perché è metà greco, metà latino. E allora gli ho risposto: Anche televisione è metà greco, <ride> metà latino. E questo li ha convinti. <ride> E poi eh, i neuroni canonici, sono un'altra scoperta importante. Cosa sono questi neuroni? Beh, questo è stato un po' dopo, perché il, lo spazio per il personale si trova in un'area che noi abbiamo. Qui bisognerebbe dire che noi, in contemporanea con la fisiologia, abbiamo fatto molta anatomia. Cioè, un mio collaboratore, che purtroppo è morto, Massimo Martelli, era molto bravo come anatomico e abbiamo cercato di fare. Suddividere la corteccia premotoria in varie regioni e quella dello spazio peripersonale l'abbiamo chiamato l'area frontale 4F4. L'F5 è quella che ci ha dato poi le soddisfazioni. E la prima cosa che abbiamo scoperto è che esistevano dei neuroni che si attivavano quando un neurone, diciamo, c'è un neurone motorio e spara quando uno afferra così, gli fai vedere alla scimmia un oggettino piccolo e spara. Cioè si attiva il neurone anche se la scimmia è immobile. Poi hai dei neuroni che sparano quando prendi così, fai vedere una mela, c'è la scarica. Quindi si attivano questi neuroni, che pure sono motori di loro natura, quando vedono un oggetto. E questo noi l'abbiamo interpretato in questo periodo, abbiamo collaborato molto con un gruppo giapponese che studiava le stesse cose nel lobo parietale, Ideo Sakata era il leader, e abbiamo interpretato che il parietale, quindi più indietro, al frontale, insieme formano un circuito che trasforma la forma dell'oggetto in prensione. Cioè questo oggetto io lo posso pigliare così se voglio bere, lo pigliare così se voglio spostare. Queste sono chiamate le affordances di un oggetto. E noi abbiamo scoperto questo meccanismo per le affordances. Perché era importante ehm, capire che quella differenza tra motorio e visivo non era così forte come si pensava? Perché prima si pensava che quello che era motorio era motorio, quello che era visivo sì. era visivo, però non c'era una relazione. Sì, questo è stato veramente il punto più interessante. Già con i neuroni dello spazio peripersonale è stata una scoperta perché tu muovevi qualcosa qui e il neurone motorio sparava. Quindi qui andavamo verso un concetto filosofico che lo spazio non è un a priori, come dice Kant, ma è il luogo dove tu puoi agire sugli oggetti. Cioè lo spazio per i personali è creato da noi, dal nostro movimento. Con i canonici invece siamo passati all'oggetto, c'è cioè il rapporto tra azione e oggetto. Allora, cosa sono, qui i, neuro... arriviamo... cosa sono i neuroni specchio? <ride> ecco, io ho un po' preceduto, <ride> ma arriviamo proprio ai neuroni specchio. I neuroni specchio sono neuroni motori che si attivano nel momento in cui uno vede un'azione corrispondente a quello che il neurone codifica. Rifacciamo questo esempio. Ho un neurone del prendere, questo è un neurone motorio. Se vedo lei prendere, in questo stesso momento si attiva quel neurone, quindi la tua azione diventa la mia azione e questa è la fenomenologia, cioè quello che fai tu diventa mio, il fenomeno tuo diventa internalizzato da me. Quindi io ripeto proprio quello così, che io, stai facendo. Il, mio, il mio cervello ripete, esatto. ecco qui vorrei distinguere, qui è stata fatta un po' di confusione da certi psicologi che dicono questo è una simulation. Io ripeto l'altro, ma non è così. Cioè la simulation è qualcosa di cognitivo, io voglio ripetere. Qui io non voglio ripetere, ma è un meccanismo immediato, è eh, immediate perception, non è una percezione perché io voglio simulare quello che fai tu, non è che io voglio mettermi nei panni degli altri. Ma si potrebbe dire che, il è, che è, è il corpo quello che capisce invece. Ecco, in un certo senso è giustissimo. È il corpo che capisce, non è la mente che ragiona, non è Sherlock Holmes e invece con i neuroni specchio no sarebbe... no ecco qui bisogna stare attenti i neuroni specchio dimostrano che certe azioni le capisco in maniera fenomenologica altre no ad esempio la stessa azione io prendo per bere ho capito ma perché? Questo non lo posso sapere, devo avere altre informazioni. Se ti conosco, che se sei un ubriacone, vuol dire che quello di nuovo vuole ubriacarsi. Se invece so che hai fatto 100 metri, un chilometro di corsa, hai sete. Quindi c'è dopo tutto un processo logico legato all'informazione passata e così via. Quindi, no, noi non siamo talebani. Proprio molto attenti. Ma ci sono due vie diverse allora. Sono una due diverse. più immediata e una più ragionata. Bravissimo, ecco, sono due vie diverse. Adesso. L il challenge, la sfida, e capire come le due... Eh, ci sono un gruppo di giapponesi che hanno trovato in un'area motoria ancora più avanti della nostra dei neuroni che descrivono la mia azione, loro la chiamano self, quella dell'altro che è other, e quella di tutti e due, il mirror. E quindi qui comincerebbe a unirsi io, tu e l'altro, e lì potrebbe esserci il ragionamento logico. La scoperta dei neuroni specchio ha avuto un impatto enorme sul um, modo in cui capiamo l'empatia. Perché? Beh, perché noi a un certo punto abbiamo detto, e qui devo dire che è molto merito di Christian Kaiser, che adesso è professore in Olanda, e di Vittorio Galese, ci siamo detti ma i neuroni specchio ci saranno anche in altre strutture e abbiamo usato in questo caso la. Risonanza magnetica funzionale, non la registrazione dei neuroni. E abbiamo fatto un esperimento che ha dimostrato che se tu vedi una persona che è disgustata, si attiva esattamente gli, lo stesso voxel, gli stessi voxel. La stessa che parte hanno... del cervello, diciamo. Sì, sì ecco, forse bisogna specificare. Allora, in una parte del cervello, è precisamente nell'insula che è una parte che sta dentro nella profondità si attivano esattamente gli stessi neuroni di quando io sono disgustato. Questi meccanismi diciamo sono innati o sono acquisiti? Beh, qui c'è una grossa discussione, anzi purtroppo ci sono come dei due partiti, uno che ha deciso che sono tutti nati e l'altro che sono acquisiti e si litigano. In realtà credo che sia vero entrambe le cose, cioè un bambino nasce con un certo patrimonio di neuroni specchio e questo patrimonio è molto utile per il rapporto con la mamma cioè l'avere la capacità di riconoscere certi movimenti e qui c'è un lavoro molto interessante fatto da un psicologo e psicanalista americano che è Daniel Stern che ha descritto nell'85 i rapporti mamma-bambino in maniera moderna ecco, questi rapporti sono in gran parte basati, penso, sui neuroni specchio e anche gli esperimenti di Meltzoff e poi gli esperimenti di Meltzoff l'esperimento di Meltzoff anche, eh, per chi non lo sapesse, l'esperimento di Benzov è molto semplice, cioè se ho un neonato si fa vedere la lingua e il neonato tira fuori la lingua. E questo è stato criticato perché dicevo, però le prove a favore sono molte. Attualmente è stato fatto anche nella scimmia, il scimmiottino appena nato, se gli fai vedere la lingua risponde tirando fuori la lingua. Questo mi sembra una bella dimostrazione della presenza del miro. Però dopo sicuramente aumentano. C'è un esperimento fatto in Olanda registrando l'elettroencefalogramma e c'è una parte dell'elettroencefalogramma che si attiva come se tu agissi. Si chiama ritmo mu, è un ritmo che si attiva quando uno agisce e quando vede agire. Va bene, in un bambino piccolo che non sa camminare il ritmo mu non si attiva, appena impara a camminare il ritmo mu si attiva. Quindi evidentemente imparando una capacità motoria tu crei un sistema di neuroni specchio. Ci sono ricercatori che dicono che il ruolo che hanno i neuroni specchio nella comprensione delle azioni non è stato ancora dimostrato al 100% nell'essere umano. E lei cosa ne pensa? Penso che sia sbagliato, ma non così perché sono esperimenti nostri. Questa obiezione poteva avere senso dieci anni fa circa, quando conoscevamo solo i neuroni delle azioni fredde, nel prendere, afferrare. Allora la gente diceva, voi avete una correlazione, ma forse la vera comprensione avviene prima nel sistema visivo. Direi che quello che taglia la testa al toro sono le emozioni. Noi abbiamo dimostrato che nella parte anteriore dell'insula, che è proprio la parte più importante per questo, eh, ci sono, si attivano, l'ho detto anche prima, quando vedi emozioni come il disgusto. Bene, se in un paziente c'è una lesione di questa parte, lui non riconosce il disgusto, riconosce la rabbia, riconosce la paura e lì è molto bello l'esperimento perché gli fanno vedere una cosa terribile: vomito. E gli chiedono: cosa ti sembra come cibo delicious, ha risposto. Quindi, proprio è la dimostrazione che è la stessa area che noi dimostriamo, che si attiva quando tu pensi un qualcosa di disgustoso, quando tu vedi qualcosa di disgustoso e sei lesa, quindi direi che è più prova. Allora se si mette in dubbio questo bisognerebbe mettere in dubbio tutta la neurofisiologia perché è quasi tutta fatta di correlazioni. Eh, ricordo di questo, um, sono già passati più di vent'anni dalla scoperta originale um, e c'è ancora una certa mitologia su come è stato uh, fatto. Um, questa scoperta, come è stata fatta. Eh, C'è una storia di un gelato, una storia delle noccioline. Sì. Eh, che no, si... è, è curioso no? che questa storia è nata per farci quasi un piacere, cioè è una giornalista del New York Times che ha fatto un intero paginone sui neuroni specchio e per rendere la cosa più interessante, poi noi siamo italiani quindi siamo particolari, ha tirato fuori che l'abbiamo scoperto perché a un certo punto uno ha preso un gelato, ha incominciato a mangiare e il neurone ha sparato. Ecco io ho risposto che di solito durante gli esperimenti non si mangia. L'unica pizzico di verità e che noi alla scimmia andiamo da mangiare, andiamo da mangiare le noccioline andiamo da mangiare. e talvolta facciamo il gesto di mangiare noi, anche nel filmato che io ve, si vede che mette in bocca uno, ma non è che noi mangiamo con la scimmia, ma erano dei gesti e questo ha avuto un successo enorme, poi chi ha tirato fuori la versione gelato, chi ha tirato fuori la versione panino, insomma è piaciuta molto. Lei ha detto prima che questi meccanismi possono essere influenzati? Eh, e allora si potrebbero pensare terapeutiche eh, basate su, su di loro? Sì, eh, mi sembra che il legame più stretto tra neuroni specchio e malattie sia quello dell'autismo. L'autismo è una malattia molto diversa, molto varia, ma c'è un nucleo centrale che uno non riesce a capire il comportamento degli altri. E quindi i neuroni specchio c'entrano. Però anche è una malattia molto complessa. E Alcuni hanno esagerato, ad esempio Ramachandra, che è un grande neurologo, ha fatto degli articoli Broken Mirror Neurons: eh, i neuroni sono rotti e questo è l'autismo. In realtà, noi abbiamo visto che quello che si rompe nell'autismo è la capacità iniziale di produrre movimenti e azioni motorie. Siccome il bambino è handicappato in questo, non riesce a creare i neuroni specchio. Quindi la prima ricerca non deve essere se i neuroni specchio ci sono o non ci sono, ma quali sono le azioni che il bambino sa fare e capisce dalla mamma. E questo è molto importante perché i psicologi avevano detto che la diagnosi di autismo si può fare dopo i due anni, dopo i tre anni, quando passa il bambino o non passa certi test psicologici. Invece bisogna fare la diagnosi presto e se vedi che ha già dei difetti motori subito, quello è un segnale di pericolo e il medico, il psichiatra, il riabilitatore deve essere ormai sul, su, sull'allerta. Perché se tu riesci a fare la diagnosi nel primo anno i risultati sono splendidi. Io ho visto dei filmati di una psicologa americana, Sally Rogers, che ha fatto vedere dei bambini che a pochi mesi sembravano un disastro. E che dopo sono diventati quasi normali. Dico quasi perché per l'autismo è un po' come per le lingue straniere: se le impari quando sei piccolo parli senza accento, se le impari quando hai tre anni parli con l'accento straniero. Magari sei perfetto come. Ecco, l'autismo è lo stesso: se lo impari tardi queste, questi gesti, queste emozioni, eh, In ti integri, più... ma non del mm -hmm. tutto. Ecco, esatto. resti sempre un po' una persona fredda, non, non puoi diventare un bravo medico. E un'ultima domanda, eh, quale pensa lei che siano le prossime frontiere della neuroscienza? Beh, quello che a noi sembra molto interessante è introdurre nelle neuroscienze il concetto di tempo. Perché attualmente noi studiamo la neuroscienza come se fosse una cosa statica. Noi abbiamo delle tecniche meravigliose, la risonanza magnetica funzionale, la PET, Positron Emission Tomography, le quali ci danno una cosa, una fotografia. Non danno un film, danno una fotografia. Poi abbiamo delle tecniche che ci danno il tempo, anche al millisecondo, ma non sappiamo da dove proviene il segnale. Ecco, il potere unire le due cose darebbe un quadro molto diverso e questo si può fare oggi perché ci sono delle tecniche neurochirurgiche che permettono di studiare il cervello senza fare dei danni al paziente, ma anzi per curarlo. È una cosa molto difficile perché bisogna avere degli algoritmi per riuscire a localizzare bene dove l'elettrodo. Eh, in questo momento noi lavoriamo più che con gli ingegneri che con i medici perché queste tecniche sono molto complesse. Però in Italia c'è un centro, il Liguarda Milano, dove queste cose sono molto avanzate. Quindi loro raccolgono i dati, noi li analizziamo e speriamo di collaborare con altri centri perché più dati ci sono, più forte è il risultato. E su quali temi... Lavorate? Ah beh, noi lavoriamo sempre su come si, si percepiscono le cose, le azioni soprattutto. Ad esempio, noi sappiamo che c'è un circuito, ma qual è il tempo? Ad esempio, noi abbiamo descritto, insieme con altri, che eh, quando io vedo uno usare gli strumenti si attiva una parte del lobo parietale, una parte qui. Ora. Quando si attiva? Adesso noi sappiamo che prima si attiva un circuito che ti dice stai facendo qualcosa in più, afferrando. Dopo 100 millisecondi si attiva quell'altra area. Quindi non è un processo immediato, ma vedi come avviene. Poi una cosa che non ci aspettavamo, quando l'azione è finita quindi tu osservi un'azione, prendere un oggetto quando l'azione è finita si attivano nell'osservatore le aree sensoriali come se avesse avuto una sensazione della mano lui non ha fatto niente mm -hmm. osservava il film e ha questa sensazione quasi un... di capire più la dinamica invece esatto. di vedere cose statiche secondo me bisogna arrivare alla dinamica perché la nostra vita è dinamica non sono delle, film, delle fotografie statiche esatto, non è solamente dove se no come esatto. funzionano e poi non c'è il meccanismo, perché se dici solo dove, non sai il meccanismo. Se sai il tempo, puoi capire quale è prima, quale è dopo, è molto diverso. Un'ultima domanda: eh, cosa consiglierebbe per uno studente che sta iniziando la sua carriera nelle neuroscienze? Beh, innanzitutto deve essere sicuro che gli piace. E la seconda cosa, deve in qualche maniera scoprire se ha il talento per questo tipo di ricerca. Eh, questo è molto facile nella musica, nella musica uno studia poi va da un grande pianista, si fa ascoltare e quello dice sì o no, se no è meglio fare un'altra cosa, nella scienza è più difficile, però uno dovrebbe in qualche maniera guardare dentro se stesso e capire se lui ha il talento di, essere, di scoprire le cose, è difficile ma se no è meglio che faccia il medico, l'ingegnere, l'avvocato, quello che è. Perfetto, ottimo. Grazie mille per il suo tempo, è stato un grandissimo piacere. È stato un piacere per me, le domande erano molto belle. Grazie. Grazie.